visto la Dandini mi ha preso un colpo al cuore, veramente. è stata dura da digerire. Peraltro io in realtà di questa cosa qua non è che sapessi molto. È successo tutto così. Io quest'anno dirigevo la sezione giovani del Salone del Libro e dal salone mi hanno detto: guarda, ci sono dei ragazzi del Politecnico che erano peraltro i ragazzi che facevano le riprese al salone, facevano tutta una serie di servizi di lavori per il Salone del Libro. Mi hanno detto: guarda, che ci sono questi ragazzi che hanno inventato uno scrittore che in realtà non c'è. Possiamo mettere in programma un incontro che in realtà non ci sarà con te come sponsor di questo scrittore che non esiste? Io non ho capito niente neanche di tutto questa cosa qua. Ho detto sì, devo fare qualcosa, ma ha detto no. Ho detto perfetto, ci sto. E ho detto però in realtà mi piaceva questa cosa di inventarsi uno scrittore finto, non avevo ancora capito che era una cosa situazionista del genere, no? Credevo che si creasse uno scrittore che non c'era. Allora avevo detto: guardate, se volete potete intervistarmi, io mi invento anche la biografia, l'infanzia triste, perché bisogna inventare l'infanzia triste, invento i tentativi falliti, perché bisogna essere che ci siano i tentativi, lo scrittore deve essere per forza triste, quindi io sulla tristezza sono imbattibile, posso fare tutto quello che volete. E poi io in realtà, dirigendo questa sezione, presentavo anche tutti gli incontri della mia sezione, per cui ero praticamente sempre sul palco del luogo, della sala in cui si tenevano i miei incontri, e ogni tanto vedevo passare questi ragazzi del Politecnico, che li vedevo, mi passavano e poi mi guardavano e mi facevano, e io dicevo: ma chissà cosa stanno combinando. Dopodiché è successo che quando praticamente l'ultimo giorno, io stavo per iniziare, ero a 10 minuti dall'inizio di un incontro con un poeta, con Franco Loi, che era lì davanti, che mi diceva: cosa dobbiamo fare, di cosa dobbiamo parlare? E mi chiamano e mi dicono: ti stanno aspettando tutti in sala blu per l'incontro con Madalon. E io ho detto: eh? Mi ha detto: ma sì, l'incontro con lo scrittore che non esiste. E io ho detto: guardate che c'era anche l'incontro che non esisteva, non era solo... Mi ha detto: no, devi venire. Ho detto: scusate, però non posso, perché ho tra 10 minuti un altro incontro, devo presentare una persona davanti. Metto giù, arriva un ragazzino di 17 anni, secondo me, cicciottello tutto sudato, che mi dice: Baiani, la prego, la stanno aspettando in sala blu per Madalon. Ho detto: ancora? Siete... Allora ho detto: va bene, andiamo in sala blu. Ho detto: guarda che io ho 2 minuti, infatti il finale è così, perché io veramente mi sono seduto, non avevo idea di che cosa avrei detto fino a che, infatti tra l'inizio del discorso e il proseguimento c'è stato, non so cosa c'è stato, quando mi sono seduto non sapevo che cosa avrei detto. E mentre andavamo in là ho chiesto a questo ragazzo, sempre più sudato, perché a quel punto andavamo anche molto veloci, quindi c'era oltre all'agitazione anche il movimento, e gli ho chiesto: ma scusa, ma cos'è successo? E allora lui mi ha raccontato tutta questa cosa qua. Per fortuna, da un certo punto di vista, non mi ha detto i nomi delle persone coinvolte, mi ha detto: guarda, mi ha raccontato per filo e per segno che era successo, cosa avevano commentato, ma senza dirmi chi, che da un certo punto di vista è stato un bene, perché così ho evitato anche il problema dell'autocensura quando parlavo, no? Se mi avessi detto la Dandini, se mi avessi detto De Cataldo, allora uno magari amico mio, uno, infatti adesso mi odiano tutti per questa cosa qua, e allora mi sono seduto e ne è nata questa cosa, che però era in realtà uno spunto per parlare di una cosa molto seria che riguardava la comunicazione, che riguarda i libri. Secondo me che riguarda un po' in generale cosa stiamo diventando, no? Cioè, che riguarda un po' la cultura, intesa come... C'era proprio Franco Loi in quell'incontro, quel giorno, ha detto una cosa che era elementare ma bellissima. Diceva: è successa una cosa stranissima, cioè la cultura etimologicamente nasce dal coltivare, no? Cioè le persone hanno cultura quando coltivano delle parti che hanno dentro di sé, devono portare a maturazione delle zone che abbiamo, no? Dei sentimenti, dei pensieri, dei valori. E la cultura è cercare di coltivare bene quelle cose lì. E con quelle poi ci entreremo in relazione col mondo, costruiremo delle famiglie, costruiremo una società, un condominio, un quartiere, una città, eccetera, eccetera.
E poi diceva, poi è successa una cosa che non si sa mica come mai è successa, e cioè che la cultura improvvisamente è diventata una cosa che era conoscere delle nozioni, sapere delle cose, conoscere dei dati, l'erudizione, i professori. Si è partiti dal contadino e si è arrivati al professore, che non ha più niente a che vedere con questa cosa qua. Ecco, quello era un caso per parlare anche di tutto questo, di come chi se ne frega se non sappiamo le cose. Anzi, a me ogni tanto, quando c'è qualcuno a cui dico hai mai letto Thomas Bernhard e mi dice no, mi viene da dire che fortuna, cioè che fortuna nel senso che lo puoi leggere, no? Che è una cosa che non sai. Invece uno magari ti dice di sì, perché bisogna far finta di sapere, però poi non si coltiva, quel campo lì lo lascia marcire. Insomma, quello era nato un po' come spunto per parlare di queste cose. Sono stata molto attenta a dirti sempre la verità prima, quando parlavamo per timore di essere così. Adesso io sono obbligato a dire... Adesso io sono obbligato a dire sempre la verità, perché ormai, perché questa cosa qua è diventata un tormentone, è andato su internet, è andata al TG3, è andata sulla 7, eccetera, eccetera. Quindi io ormai non devo assolutamente sempre dire che la verità, perché se mi beccano sono... Senti, perché la scelta di questo video? Intanto perché è troppo bello, troppo, troppo simpatico e così, una volta trovato su internet era bello anche condividerlo con chi non l'aveva ancora visto, ma anche perché ci sono dentro dei temi che, oltre a essere sicuramente nei tuoi libri, sono forse anche qualcosa di, sono temi di attualità nelle nostre cooperative, nelle nostre, tu parli dell'impresa editoriale, poi parli un po', accenni nel filmato all'Italia, il fatto che è un po' qualcosa che è valido per la cultura, no, del nostro paese, però questa ostentazione, no, il dover sempre conoscere tutto, come responsabili, come capi, no? No, di comprensione di quello che magari l'altra persona mi porta, insomma, mi ricorda qualcosa, non so se ricorda qualcosa a voi, è un tema di cui vale la pena parlare, soffermarsi, perché ci interessa da vicino, è qualcosa che succede nei rapporti di lavoro che conosciamo sicuramente, intanto questo. C'è un il problema di, non so come dire, di falsificazione. Io l'ultimo romanzo che ho scritto si intitola Ogni promessa, ed è un romanzo che ha a che fare anche, ma non soltanto, ha a che fare anche con gli italiani che hanno fatto la ritirata di Russia, cioè la Seconda Guerra Mondiale, la ritirata. Hanno combattuto sul fronte russo e sono tornati indietro. In realtà non c'entra niente col libro, cioè c'entra in parte. E vi dico questo perché quando sono andato per preparare questo libro, per un po' a me piace fare ricognizione, andare a intervistare, che è un modo che uso sia per i romanzi in senso stretto, sia per quelli che Alessandra chiamava libri d'inchiesta, che poi reportage, non so nemmeno io come chiamarli. Comunque vado e raccolgo materiale, lavoro un po' più che come un giornalista, come un antropologo, sto nei posti, mi piace far venire fuori i rapporti tra le persone, il rapporto con la terra, la lingua che usano, mi piace lavorare in questo modo. Per lavorare a questo romanzo ho intervistato, sono andato all'inseguimento di un tot di veterani, di reduci della Seconda Guerra Mondiale. Non sono tanti per ragioni anagrafiche, li ho inseguiti quasi tutti, secondo me ero diventato un terrore, si chiamavano tra di loro, abbiamo già fatto la Seconda Guerra Mondiale, adesso arriva anche Baiani, perché io poi mettevo lì, stavo lì in alcuni casi più giorni, prendevo un albergo lì, mi presentavo la mattina col registratore, registravo, poi andavo via la sera. E allora, che cosa è successo a proposito della falsificazione? C'era un reduce che mi diceva, una volta mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito, ed è stata che mi ha detto: Andrea, a dir la verità la puoi dire, è molto più facile, si fa molta meno fatica, perché una verità, se tu dici la verità la puoi dire 150 volte, è sempre la stessa. Se tu dici una balla, è una fatica star dietro alle balle che uno dice, perché poi devi ricordarti com'era esattamente la balla, o arrivi a credere veramente alla balla, allora sei un mostro,
no? E sostituisci la balla con la verità, la verità con la balla, oppure si fa molta più fatica. Allora, altro esempio, quando sull'impacchettamento dei romanzi, no? La copertina del libro, tutto l'aspetto di marketing di un romanzo, di un libro in generale. E lì c'è una lotta pazzesca. Lavorare su l'immagine di copertina, la quarta, il titolo. Allora, l'ultimo romanzo, appunto, Ogni promessa, c'era una lotta, perché io avevo proposto due titoli, è un romanzo doloroso. Avevo proposto due titoli, uno era La prima pietra, e il secondo era Ogni promessa, come poi è stato. La prima pietra mi hanno detto, guarda, già è un romanzo un po' triste, se metti La prima pietra non lo compra nessuno, no? E io dico, cioè, perché uno dovrebbe comprare un libro? Anche perché per me La prima pietra, uno dei valori era la pietra angolare, voglio dire, cioè La prima pietra c'era anche la lapidazione, ma c'era anche la costruzione di una cosa nuova, anzi le due cose insieme mi interessavano. Però vabbè, ho detto vabbè, tanto anche Ogni promessa era mio, teniamo Ogni promessa. Poi lavorare sulla quarta di copertina è stato, avevamo scritto che questo libro aveva una tensione poetica, no? Allora la tensione poetica, siamo stati lì a negoziare con il mio editor, a negoziare in quale punto della copertina sarebbe andata, perché se noi mettevamo tensione poetica troppo in alto, mi dicevano, poi la gente si spaventava, no? E io dicevo, che pensavo che la gente si spaventasse per altre cose, no? Cioè, facciamo no? Investiamo sulla sicurezza delle quarte di copertina, non so. A me non mi viene tanto da spaventarmi se vedo tensione, cioè al massimo mi annoio, ma cioè, se sono uno a cui non piace, ma spaventarmi mi sembra un po' esagerato, cioè vabbè che si spaventano tutti per tutto. Qualche sera fa sono andato a cena da un mio amico che non vedevo tantissimo tempo, nel frattempo aveva fatto un bambino, questo bambino aveva imparato a camminare e girava per casa col casco, perché i genitori avevano paura. Allora mi rendo conto che le paure sono aumentate, per cui se il bambino gira col casco, gli ho chiesto come mai giri col casco, ha detto pericolo. E io ho detto di cosa? Lui mi ha detto tutto. A quel punto è del tutto legittimo che si abbia anche paura dell'espressione di tensione poetica. Però la tensione poetica era semplicemente una cosa che c'era dentro il libro, no? Allora, a me viene da dire che a mettere l'unica possibilità che si ha di comunicare tra le persone, che vuol dire di far arrivare delle cose e di ricevere le cose dagli altri, se uno è quel che è, no? Se dice quello che è, anche perché uno che poi legga dietro un romanzo triste, che quel romanzo fa schiantare dal ridere, poi lo legge, si sente anche come di preso in giro due volte, no? Dice ma scusa, perché certo, ovviamente, salvo quello che ha letto tensione poetica, gli è venuto un infarto dalla paura, quello non leggeva più nulla. Però appunto è la questione di quella cosa che in maniera forse un po' roboante chiamiamo verità, no? Cioè una verità personale o una verità di un prodotto, in questo caso, no? Di un libro, di quello che c'è dentro, e che tu dai per quello che è a un'altra persona, perché a raccontare balle si va veramente poco poco lontane, si va vicini per forse sul breve periodo, però poi le cose, se non sono vere, escono fuori, per cui non... Questo era uno dei discorsi che facevamo anche con il video, cioè in quei due minuti in cui mi sono seduto lì. E poi c'era l'altra cosa che citavi, no? L'altro aspetto che citavi nel video, questo fatto di avere la fatica, no? Tante volte di andare a conoscere le persone e anche le idee delle persone, no? Questo pure mi piaceva richiamarlo, perché dicevo prima, trovo una continuità, non so se c'eravate prima ad ascoltare Luigino Bruni con quello che abbiamo detto a proposito della questo bisogno estremo di mettere una distanza tra me, in ambiente di lavoro tantissimo, e gli altri, una distanza rassicurante. Su quello appunto, allora, che perché bisogna vedere da chi, come dire, i rapporti di forze nelle distanze. Conoscere gli altri si fa sempre fatica, cioè conoscerli veramente. Io non ho mai conosciuto, cioè conoscere gli altri vuol dire fare entrare dentro di sé qualcosa che prima non c'era.
un cibo che entra in un corpo affatica il corpo, dopo mangiato viene da dormire, cioè è così, cioè un nutrimento che entra altera un equilibrio esistente, e quando si altera un equilibrio che c'era prima, il corpo fa fatica perché deve riassimilarlo e deve ricalcolarsi, rideterminare, ricreare un equilibrio sulla base di qualcosa di nuovo che è entrato. E quindi il nutrimento in generale è qualcosa di faticoso. Un corpo che non riceva nutrimento, che non incontri l'altro, che non accetti dentro sé l'altro, muore. Non si va molto lontano da lì. La lettura, che è esattamente un percorso di conoscenza, che è esattamente un percorso di incontro dell'altro, ha lo stesso tipo, la lettura, la visione dei film, eccetera, ha o dovrebbe avere lo stesso tipo di, come dire, fatica necessaria. C'è uno scrittore che io amo molto, che si chiama Enrique Villamatas, che è uno scrittore spagnolo che in Italia pubblica ormai da Feltrinelli, è pubblicato da vari editori, ma da Feltrinelli ultimamente. E questo scrittore in uno dei suoi romanzi parla del lettore attivo. Lui dice: io avrei bisogno di un lettore attivo, cioè di qualcuno che il lettore di per sé in parte è sempre attivo, nel senso, noi quando scriviamo lo scrittore presta il libro al lettore e i lettori prestano allo scrittore tutta la propria biografia, tutte le proprie emozioni, ognuno ci mette dentro tutto se stesso, no? Cioè, per il tempo che durerà la lettura, e ai personaggi darà dei visi che saranno la sommatoria di visi che ha conosciuto, eccetera, eccetera. Ma in generale, questo come processo della lettura. Ma lui dice, Villamatas dice, mi piacerebbe un lettore attivo. E un lettore attivo è un lettore, lui dice, che ha il coraggio di fare entrare dentro di sé una coscienza radicalmente diversa dalla propria, che non è un'idea normale di lettura, e non tutti i romanzi fanno questa cosa. Lui dice, c'è una frase bellissima a un certo punto che scrive, si dice che gli scrittori deludono i lettori. In tanti casi sono i lettori che deludono gli scrittori quando pretendono dai romanzi che lì dentro ci sia il mondo esattamente come lo pensavano loro, no? Cioè, la fatica nel processo appartiene al processo di conoscenza. La distanza, viceversa, che spesso nasce semplicemente dalla paura, nella maggior parte dei casi, porta all'atrofizzazione, ci si atrofizza e si muore. Però nelle aziende c'è un percorso che è molto, molto interessante ed è molto, molto paradossale. Ne parla tantissimo Sennett, tra gli altri. Però c'è un percorso invece di abbattimento da parte del potere nei livelli gerarchici, su differenze di livelli gerarchici, di quella distanza, no? Io ho lavorato per molti anni prima di fare questo lavoro, in varie aziende, invece andiamo sempre di più verso una tendenza che è quella invece di abbattere il livello gerarchico, soprattutto tra superiori e inferiori, e di trovarsi in situazioni paradossali in cui, in situazioni di crisi, c'è l'imprenditore che chiama a raccolta tutti i suoi dipendenti e dice: ragazzi, stiamo andando male, mettetevi una mano sul cuore, dobbiamo ridurre gli stipendi del 20%, perché noi tanto siamo un po' tutti amici, siamo un po' nella stessa barca, no? Allora, questo da un lato, probabilmente a livello orizzontale c'è questa paura, anche perché a livello orizzontale c'è una cosa diversa, che è la guerra, che è ancora un altro elemento, che è un elemento interessante che sta venendo fuori oggi. Faccio una piccola parentesi, tanto io vado avanti per parentesi. Quest'anno ha debuttato uno spettacolo che io ho scritto per Giuseppe Battistone e Gian Maria Testa. Questo spettacolo si intitolava 18.000 giorni e parlava di un cinquantenne che perdeva il lavoro. Mi hanno chiesto di scrivere questo testo e ho scritto questo testo. E alla fine la cosa che abbiamo voluto raccontare era che questa cosa qua era una guerra, no? Cioè che Battistone, cioè il personaggio di Battistone, dice: mio padre, sai cosa? Una volta si è salvato durante la Seconda Guerra Mondiale
il modo in cui si è salvato è stato quello di buttarsi dentro una fossa comune dove buttavano tutti i cadaveri e di starsene lì immobile. Così quando sono arrivati i tedeschi non l'hanno trovato. E allora mio padre dice, il personaggio mi diceva sempre, guarda, la cosa che devi fare è far finta di essere morto. Perché se fai finta di essere morto non ti becca nessuno. E tu devi arrivare a pensare che quello che c'è di fianco a te non lo devi sentire. Ma guarda che ci si può riuscire, si può arrivare a non provare nemmeno più la malinconia di fianco a uno che è morto accanto a te. E che è la stessa cosa che succede in un romanzo bellissimo di Agota Christophe, che è una scrittrice incredibile, che ha scritto una trilogia che si chiamava La trilogia della città di Kappa. Il primo libro era Il grande quaderno, e ci sono due bambini in un momento di guerra che tra di loro fanno vari esercizi, e fanno vari esercizi per in qualche modo cercare di fronteggiare il dolore della guerra. Allora magari cominciano a insultarsi reciprocamente, ma senza cattiveria. Lo fanno appunto in questa maniera didattica, in questa maniera provano a dirsi delle parolacce e cercano in qualche modo di arrivare fino al punto in cui poi la parolaccia, quando ti arriva addosso, non fa più niente. E l'esercizio più drammatico, più duro, che quando lo si legge fa veramente venire da piangere, è quando l'ultimo esercizio che fanno è si dicono delle cose belle. Si dicono delle cose belle per arrivare fino al punto in cui se uno ti dice una cosa bella non provi più niente. Perché quando non provi più niente sei più, come dire, sei più forte. Allora, la distanza, non è, ovviamente questo non esaurisce il problema della distanza orizzontale, c'è questo verticalmente l'abbattimento della distanza, soprattutto in certi tipi di imprese, cioè la condivisione del rischio. Si condivide il rischio, è buffo che non si condivida mai l'utile. No, non è che l'azienda guadagna e dico ragazzi, quest'anno 10% in più, perché i premi produzione sono ancora un'altra roba. Quest'anno, perché esattamente dovrebbe essere esattamente il rovescio, no? Quindi verticalmente è così. Orizzontalmente invece c'è questa cosa che nasce anche da questa cosa qua, da questa cosa che in maniera provocatoria chiamo guerra, che però è un po' così, no? Cioè fare in modo che se il giorno dopo, di fianco a te, la scrivania è vuota, devi far finta di niente. Ma dentro, perché sennò non esci vivo, che ovviamente non è la mia posizione, però è quello che sta succedendo. E quindi in qualche modo c'è anche questa andare in giro con il casco da quando sei bambino, no? Cioè questa paura che ti porta a dire mi fanno tutti paura, cioè che poi è diventato, diventano comportamenti che quasi ereditari, che ci troviamo da quando siamo piccoli, che ci dicono ai bambini non si va più a giocare per strada perché ci sono i pedofili, ti tirano sotto con la macchina, ammazzati di PlayStation, prima col casco sempre, perché quello secondo me se cominci da piccolo, secondo me poi è come la coperta di Linus, ti vedranno arrivare a scuola col casco. E via via è così, no? Per cui questa distanza secondo me ha a che fare anche con questo, però è più complesso secondo me in azienda, appunto c'è più cioè distanza maggiore tra persone dello stesso livello e minore strumentalmente sul verticale. Anche in cordiali saluti, no? Quello che dici mi fa venire in mente che il fatto di scrivere, no, delle lettere di licenziamento, che ci sia qualcuno, un mio collega che scrive delle lettere di licenziamento così finte, così terribili, perché eccessivamente dorate, non so come dire, eccessivamente infiocchettate, provoca terrore per tutti, no? Perché è un po' come dire, beh, qui in questo luogo qualsiasi cosa accada voi potete prendere una distanza, perché accade, scriviamo una bella lettera, in fondo è come se non fosse successo niente, quindi Non so se voi sicuramente molti di voi avranno visto Il grande capo di Lars von Trier. Il grande capo, per chi non l'avesse visto, è un film bellissimo, feroce, eccentrico rispetto alla produzione di Lars von Trier, perché normalmente sono dei film molto duri, molto pesanti.
Questo è un film molto duro, ma è anche molto comico e grottesco, in cui si dice che le scelte le fa un grande capo, che però non esiste, come Madalon. Il grande capo che però non esiste. In realtà quello che dice di dover riferire al grande capo e che quindi si deresponsabilizza del tutto è il vero capo. È lui che prende le decisioni, però dice no, guardate, purtroppo ha scritto il grande capo che dobbiamo, che ne so, che dobbiamo chiudere, che bisogna abbassare gli stipendi. E però lì dentro questa azienda è un'azienda di persone che si vogliono tutti bene, cioè che si fanno dei grandi abbraccioni tutti quanti, no? C'è questa bisogno di stare insieme, e però nello stesso tempo appunto poi tra di loro si detestano tutti, si odiano tutti. E nel caso di Cordiali Saluti, lì era, c'è una parte aneddotica, e cioè... Quando io ho scritto Cordiali Saluti, lavoravo in un'azienda di, potrei dire, comunicazione, ma non si è mai capito bene cosa facessi. Ci ho lavorato tipo 5 anni. E ci stavi bene? Benissimo, perché c'era tutta quella cosa tossica del fare il piccolo manager co-co-co, che è una cosa... complessa da spiegare a gente di altri pianeti, e però c'era stato un momento in cui il mio direttore del personale mi aveva chiamato e mi aveva detto, io a quei tempi avevo scritto 2 romanzetti, cioè due cose brevi per 2 editori piccolissimi, uno si chiama Morto un Papa ed era stato pubblicato da un editore che si chiamava Portofranco, e l'altro si intitolava Qui non ci sono perdenti ed era uscito da un editore di Ancona che si chiama Pequod. Il primo romanzo in più era stato talmente sfortunato che l'editore era fallito il giorno in cui il libro doveva uscire in libreria, cioè se il buongiorno si vede al mattino, un disastro, con conseguente, come dire, deflagrazione mentale. Per questo io posso parlare della tristezza degli scrittori, perché lì era stato un disastro. Io che andavo nelle librerie a chiedere, facendo finta di essere un altro, chiedevo, oh, ma è uscito Morto un Papa di Andrea Bajacco? Morto un Papa. E poi a Torino ho fatto appunto il giro di queste un po' di librerie, 6-7 librerie, e poi, ovviamente poi tutti mi dicevano, sei te il libraio, no? Io che non sapevo cosa dire, e poi alla fine avevo telefonato al mio editore, gli avevo detto, ma scusa, ma come mai, cioè, non doveva uscire oggi? E lui mi ha detto, siamo falliti. E gli ho detto, se me lo dicevi prima evitavo figure di merda per tutto a Torino, che devo entrare vestito da albero la prossima volta per comprare un libro, per essere additato, arriva Leopardi. E comunque ai tempi in cui lavoravo in quell'azienda, quindi avevo questo esordio, non esordio, fallimentarissimo, e il mio direttore del personale mi aveva detto, Baiani, siccome tu sei uno scrittore, allora quando tu sei proprio, ti senti il più sfigato dell'universo, perché appunto hai avuto questa esperienza drammatica, uno ti dice, siccome tu sei uno scrittore, ti viene da dirgli sì, qualsiasi cosa mi stai per chiedere, cioè mi aveva detto, ci sarebbe da mandarvi a una persona. E io gli ho detto, scusa, qual è il collegamento tra le due cose? Cioè capivo che a me all'epoca tra letteratura e fallimento era evidente la connessione, però pensavo riguardasse sempre la stessa persona, non uno e l'altro, no? E così mi aveva chiesto questa cosa, che ovviamente io non avevo fatto, e poi mi sono vendicato, e poi sono andato a casa e avevo questa specie di furore che scrivevo solo robe disgustose facendo finta che fossero bellissime, no? Perché la cosa che mi aveva chiesto il mio direttore del personale, e che era quella che fa poi il killer di Cordiali Saluti, era quella di in qualche modo provare a rendere appetibile qualcosa che era orribile, no? E che era un meccanismo, infatti questo romanzo in realtà è un romanzo sul linguaggio proprio, su cosa, su come propagandare, in qualche modo queste lettere hanno dei meccanismi retorici della persuasione pubblicitaria. Quello che viene richiesto allo scrittore di lettere di licenziamento è quello di vendere un prodotto a un'altra persona, solo che il prodotto che gli vende è la sua disoccupazione, no? E però glielo deve
D'altra parte abbiamo passato anni a vedere pubblicità solo di fermenti lattici per problemi intestinali e nessuno ci sembra, cioè ce li guardavano tutti in prima serata, la Marcuzzi che si massaggiava la pancia, non è che sembra una cosa strana, no? Cioè la pubblicità poi ti fa sembrare, c'è un meccanismo pubblicitario che ti porta a comprarti questa. E il paradosso, la perversione paradossale dello scrittore di lettere di licenziamento è di piegare il linguaggio a questo tipo di persuasione, quindi in qualche modo a partire dall'idea che tutto sommato tanto fuori da lì ci sono un sacco di opportunità e che quindi in qualche modo a farti stare lì a chiedere al lavoratore di stare in azienda è un'inutile cattiveria e quindi lui in qualche modo restituisce la libertà alle persone con arrampicandosi sugli specchi se le ragioni sono da un lato la vecchiaia, cioè il fatto che per il mercato è troppo vecchio o perché magari è disabile o perché è diventato disabile nel frattempo eccetera, c'è questo meccanismo paradossale per cui il linguaggio quando usato, come dire, a fini persuasivi, a fini letali, si mangia i sentimenti, per cui queste lettere sono piene di sentimenti, di sentimentalismo, che però non contiene minimamente dei sentimenti, no? Cioè, è il modo di uccidere i sentimenti, cioè trasformarli in linguaggio. Allora, questo è quello che lui fa, per cui queste persone si vedono arrivare queste lettere che sono piene di buoni sentimenti, di cuori spalancati, che però non significano più niente. E questo è esattamente il rovescio del discorso che si faceva prima, cioè questo abbattimento della distanza, che però in realtà non è un abbattimento della distanza, è semplicemente l'abbattimento di tutta una sfera emotiva, della verità emotiva delle persone, no? Cioè in questo caso c'è il grande capo, il capo che dice io ti voglio molto bene, la prima cosa che ho pensato quando mi sono alzato era che era il tuo compleanno, per dire, poi finisce scrivendo i cordiali saluti, cioè che è la cosa, il modo più finto, perché se ci pensate il cordiale viene dal cuore, no? Cioè è trasformare in burocrazia il sentimento. E quindi era nato un po' in questo modo, che era appunto i meccanismi del linguaggio, della persuasione e di nuovo del dire le cose in un altro modo. Cioè la verità, di nuovo, detta 200 volte, è sempre quella. Una balla, devi starci dietro, e uno a leggersi una cosa del genere, ci sono delle parole ormai che non si possono più usare. Al Salone del Libro avevo, in uno degli incontri avevo invitato Maggiani, Maurizio Maggiani, scrittore spezzino, e lui diceva che lui non voleva mai più usare la parola pace, perché la parola pace ormai non significava più niente, perché lui la parola pace l'aveva sentita dire soltanto ai soldati, ai generali la sera prima che poi la notte bombardavano, no? E lui diceva, com'è possibile? Perché la parola pace non significa più niente, no? Allora quello che possiamo fare noi come scrittori pubblicamente, ma secondo me come persone prima di tutto, perché si è prima persone qualsiasi cosa si faccia, che poi si faccia il comunicatore, che poi si faccia l'insegnante, che poi si faccia il papà, che poi si faccia il ferroviere, è aver cura delle parole che si dicono, no? Cioè portare testimonianza, essere in grado di portare testimonianza di una parola e dire a una persona ti voglio bene, guardarsi allo specchio la sera e pensare che quella parola lì che hai usato, quell'espressione lì voleva dire qualcosa, no? E questa è quindi esiste, io credo, un modo di comunicare che contiene l'onestà di quello che si sta facendo. Non necessariamente bisogna per forza uccidere per vendergli qualcosa. Cioè, penso che uno possa dire quello che si è. E poi l'altro, se avrà voglia, se si riconoscerà nella cosa che tu gli dici, dirà questa è la mia famiglia, mi assomiglia e me la compro, me la prendo. Chi ha voglia di fare una domanda? Come vedete, il problema quando faccio una domanda è che voi fate una domanda e che io parlo per mezz'ora, quindi... Tanto lui poi parla di quello che vuole, però... Bisognerebbe chiederlo a Maggiani. Cioè, la parola pace bisogna usarla, secondo me, quando c'è la pace. Cioè, tipo, non bisogna usare la parola pace quando si bombarda, no? Cioè, quella si chiama guerra.
cioè in Libia si chiama guerra, no? E anche lì invece hanno detto che in Libia non era mica guerra. Allora, la guerra si chiama guerra e diciamo alla gente che siamo in guerra, così gli italiani pensano che sia in guerra e che la guerra è una... perché ha a che fare con quella cosa che noi chiamiamo immaginario collettivo o memoria collettiva. Sempre quando lavoravo a Ogni Promessa, la memoria collettiva, Susan Sontag diceva che la memoria collettiva è la versione che un paese sceglie di dare di sé, non è la somma delle memorie individuali. Allora, quando io lavoravo ai documenti, a far ricognizione sui documenti sulla ritirata in Russia, guardandoli uno si rende conto che quella cosa lì, quella campagna militare, in realtà dal punto di vista della memoria collettiva è la ritirata. Le fotografie, le memorie sono tutte sul freddo e la neve e no? Queste cose. E sull'equipaggiamento che non andava bene perché erano degli alpini, eccetera, eccetera. E così si è trasformata nella memoria collettiva, si è trasformata una guerra di invasione del fascismo in un altro paese, fascismo e nazismo in Unione Sovietica, si è trasformata in un martirio quasi divino, il freddo, il gelo, eccetera, eccetera. Questo per dire che la guerra, per dire, se il protagonista di Ogni Promessa fa il maestro e lui dice: se io chiedessi, dopo che ho fatto vedere tutte queste foto ai miei bambini, se io chiedessi che cos'è la guerra, loro mi direbbero una cosa in cui si muore di freddo, no? Allora, se uno prova le parole a farle dire da un bambino, a farsi dire, allora lì forse, a meno che non li si cresce col casco in testa, anche sulle parole, lì forse serve per avere, no? Perché se no succedono delle cose stranissime, quando noi le parole le riempiamo di cose che non sono, o meglio non le riempiamo, facciamo solo la crosta intorno, succede che poi arrivano dei soldati, magari muore un soldato in Afghanistan, in Iraq, e viene in Italia, e con tutta la solidarietà per una persona che muore, però poi ci si scandalizza che è morto un soldato. Ed è morto uno che ha fatto il militare, è addestrato per sparare, per usare i carri armati, per sparare le bombe, per uccidere, per cercare di non farsi uccidere. Poi torna in Italia con una bandiera e sembra una cosa stranissima che un soldato sia morto. Ripeto, con tutta la solidarietà alle famiglie, ma non è una cosa strana se un soldato muore, se si dice che lui è un soldato, che il soldato fa quello, che quella cosa là è una guerra e una guerra è quella cosa lì. Allora, se noi dessimo alle persone, usassimo le parole per quello che sono, cercassimo costantemente, quotidianamente di fare manutenzione di quelle parole, di metterci dentro dell'onestà, che sì, una parola grossa, però mettiamoci dentro delle cose, allora in quel modo forse è l'unico modo per... Cioè, è quasi violento oggi ormai dire una cosa in maniera diretta, cioè quasi le persone non sono mica più abituate a questa cosa qui. Prego. Il protagonista di Cordiali Saluti, il killer, di giorno scrive le lettere, alla sera però fa il babysitter dei due bambini che sono i figli del direttore commerciale di cui poi lui prende il posto fondamentalmente. Ma però anche lì sembra lontano dalla sua verità, no? Dalla sua storia, no? In qualche modo interpreta un ruolo. È un concetto collegato a quello che ci ha illustrato all'inizio, cioè il tema della verità e dell'onestà. Questo che vuoi dire? Ecco, lì è proprio... questi due bambini sono proprio l'altra faccia del linguaggio, no? Cioè, da un lato lui deve usare delle parole che non vogliono dire niente, che sono finte, deve usare l'amore, il cuore, il bene, e dirlo in maniera anche, le lettere di licenziamento sono quasi barocche, no? Magari dopo ne leggo una, però sono roboanti, sono eccessive, devi proprio convincerti, devi dire tantissimo che vuoi bene, perché sennò ti sembra che non si possa... Invece i bambini, questa cosa qua, hanno un linguaggio azzerato, magari anche sbagliato, magari sbagliano anche la parola, no? Però viene fuori la cosa in maniera... E allora, quella, diciamo, verità umana
che portano i bambini, è come se fosse la cosa che fa saltare in aria tutto questo meccanismo a lui, no? Cioè che gli fa saltare in aria il suo linguaggio, è come se si vedesse nell'atto di fare le cose. Noi ogni tanto manchiamo un po' di visione dall'alto, no? Gli junghiani ti dicono che se provi a guardarti un attimo da fuori, da sopra, vedi molto di più quello che ti sta succedendo. Guardarci da dentro siamo bravissimi, cioè ci sentiamo continuamente, cioè ci basta mettere l'iPod, ci sentiamo in un film, per dire, no? Cioè, l'autorappresentazione la sappiamo fare benissimo, ma non guardandoci. Allora lui, quindi la prospettiva del bambino porta esattamente a questo, cioè lo porta a guardarsi nell'atto di usare delle parole sentimentali. Allora un bambino ti chiede la verità, e quando tu non gliela dici la verità, ti viene da abbassare la faccia, non so come dire. Cioè, è molto più facile dire una balla a un grande, che dire, cioè per me, secondo me, che dirla a un bambino. A dire a un bambino, ti viene da guardare da un'altra parte, glielo dici facendo qualcos'altro e ti senti una merda immediatamente, no? Con un grande dici, vabbè, ma insomma... C'era uno scrittore... non c'entra assolutamente niente, ma c'entra con le bugie. C'è un filosofo, uno scrittore rumeno, poi in realtà è vissuto in Francia, grandissimo, che era Emile Cioran, che raccontava a proposito delle bugie, diceva delle cose meravigliose. E invece questi giorni sto rileggendo Dostoevskij, e in Delitto e Castigo c'è il personaggio, c'è Raskolnikov, che dice... raccontate delle frottole, ma raccontatele pure a modo vostro, perché sarà sempre meglio. Dai. Laggiù. No, ma io ho risposto, ho risposto. Il primo pezzo rispondo sempre. Faccio finta, diciamo, o la fine. Una domanda, così possiamo stare qui a sentirti, che come dire... ci fa un gran bene. Quindi la mia finta domanda è che, dalle cose che hai detto sulla falsificazione, e soprattutto questa di avere cura delle parole, non so, a me ha smosso delle cose, perché poi lavoriamo tutti i giorni e credo che i temi che tu hai detto siano presenti nelle nostre vite. Quindi mi piacerebbe se tu ci racconti ancora un po' su questo tema, cioè come si fa a avere cura delle parole? Come facciamo a renderci conto che stiamo dicendo delle sciocchezze, che ci crediamo però? Perché magari anche il far finta di essere morti, no? Cioè allora ci diciamo delle cose e così facciamo, andiamo avanti, riusciamo a tirare la... Non allora, so se ho capito. Sì, hai capito. Sì, sì, ho capito. Noi di Torino. Una cosa, ritorno a parlare un attimo dei reduci a proposito della falsificazione. E poi invece della nascita delle parole. Questo è come dire, quello che dico programmaticamente prima di dire qualcosa che non c'entra niente con queste due cose che ho detto, ma comunque. No, ci provo. Quando andavo a intervistare questi reduci, c'era una cosa interessantissima e inquietante da un certo punto di vista. Allora, noi siamo in un periodo in cui c'è il grande dibattito storiografico del che cosa ne è della storia dopo, cosa ne sarà della storia dopo la fine dell'era del testimone, no? Come si fa a raccontare Auschwitz, come si fa a raccontare la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza, eccetera, quando non ci saranno più i testimoni? Perché comunque siamo in un'epoca in cui tra storia e memoria le due cose si sono, secondo me erroneamente, fatte coincidere, e per cui la storia è diventata spesso la memorialistica. Quando io intervistavo i reduci, c'era una cosa inquietante, che è la seconda parte del discorso sulla memoria collettiva, e cioè, quando io intervistavo i reduci mi raccontavano tutti, la maggior parte, soltanto alcuni episodi. Ed erano sempre gli stessi gli episodi che raccontavano, ed erano gli episodi che c'erano scritti nei libri di storia. In qualche caso addirittura
qualcuno aveva fotografato i libri, le fotografie dei libri, e poi io a casa mi faceva, quando ero a casa loro, mi faceva vedere le diapositive e mi faceva vedere come diapositiva la fotografia fotografata da un libro, in qualche caso c'era ancora la didascalia sotto, quindi una foto assurda, e allora mi raccontavano appunto sempre alcuni episodi, ed erano gli episodi che c'erano scritti nei libri, e in qualche caso addirittura veniva fuori dalle cose che mi avevano raccontato che l'episodio di cui mi avevano parlato, che era un episodio noto dal punto di vista storico o del, appunto, dei libri di storia, dei racconti storici sull'argomento, in quell'episodio loro, in quel punto lì, non c'erano mica stati. Allora, non c'erano stati perché, da quello che mi raccontavano dopo, erano stati fatti prigionieri prima o altro. Allora, in questa cosa qua era stranissima, perché loro non è che raccontassero delle balle, non raccontavano delle bugie, assolutamente. Avevano fatto un percorso paradossale, un percorso strano, cioè avevano trasformato in memoria individuale la memoria collettiva, no? Pur di star dentro, avevano introiettato totalmente quella memoria, e quella cosa che dicevano per loro era totalmente vera, non avevano minimamente, non era gente che mentiva, tutt'altro, era gente che quella cosa lì l'aveva fatta diventare una cosa propria. Allora, nel senso che il confine tra la verità e la falsificazione è sempre molto difficile, cioè è per quello che dicevo, quando si presenta un prodotto o si dice la verità, oppure quando si comincia a trasformare in verità la falsificazione che si dice, quello è un problema di carattere proprio antropologico, no? Cioè cominciamo a diventare dei mostri quando cominciamo a coincidere con... A me viene da dire che appunto sul far manutenzione delle parole l'unica cosa che si può fare appunto è usare come liquido di contrasto, cioè farne manutenzione quotidiana. Cioè quando noi, peraltro, le parole sono cose che... Noi nasciamo che siamo senza parole, no? Noi nasciamo che non abbiamo parole, le parole sono delle cose strane che non c'entrano niente con noi. Nasciamo che siamo senza parole, eppure sappiamo benissimo che cosa siamo, che cosa vogliamo dire, i bisogni che abbiamo. Abbiamo degli altri linguaggi. E il problema semmai è che noi lo sappiamo dire benissimo, il problema semmai è che gli altri non lo capiscono. Vedi queste famiglie intorno a un bambino che piange, e uno che dice ha fame, l'altro che dice i denti, l'altro che dice la pancia, l'altro che dice la febbre, no? C'è il grande catalogo, e che però è un problema di interpretazione, di diagnosi di chi sta chinato sopra il bambino che piange, perché viceversa invece il bambino sa noi sappiamo perfettamente che cosa abbiamo, no? Il problema è che non lo usiamo in una... Poi c'è un momento in cui ci danno le parole, no? Ci danno le parole, che è un momento che è contemporaneamente un momento bellissimo e un momento totalmente estraneo, cioè una situazione totalmente naturale e una situazione totalmente innaturale. È naturale il momento bellissimo, è il fatto che ogni parola che arriva è come se fosse una cosa nuova che arriva. Un bambino che impara una parola è un tormento che non si può immaginare, comincia a ripetere questa parola fino all'ossessione degli altri, va in giro per la casa urlando queste parole, non ha ancora le parole, spesso non necessariamente, cioè sono delle cose che dicono, e però è come se il mondo si arricchisse, no? Cioè, imparato una parola è come se qualcuno bussasse alla porta, lui ha imparato la parola albero, qualcuno bussa alla porta, porta un albero. E poi ha imparato la parola pallina, qualcuno bussa alla porta e porta una pallina. E ogni parola che si impara è questo mondo che, no? Diventa sempre, sempre più ricco. Si imparano le parole, poi quando imparano anche delle frasi sono ancora peggio, perché una parola la ripete, una frase. C'era un bambino l'altro giorno sul treno, no, sul pullman da Malpensa a Torino, che diceva ininterrottamente, ma non so, avrà avuto 4 anni, andiamo a lavorare, che dicevo, alla faccia della disoccupazione, a 4 anni già avevo... Infatti speravo per lui che quando fosse arrivato il tempo del lavoro, cioè, speravo davvero che, dicevo, ci deve essere il lavoro, se no questo con tutta questa aspettativa che ha, si ammazza, se andiamo a lavorare e gli dicono che il lavoro non c'è, un disastro. E quindi le parole poi avvengono, da un lato c'è questa cosa del mondo che si arricchisce, no?
cioè il mondo che per le persone diventa sempre più ricco. E quindi di conseguenza più parole si imparano e meglio è, perché più il mondo diventa ricco. Noi siamo in un paese che invece è un paese che sta perdendo parole, no? In cui il linguaggio è sempre più povero, il linguaggio sui giornali, il linguaggio in televisione, il linguaggio che le persone parlano, si usano sempre meno parole. E è come se si fosse un po' ammalata la lingua, no? E guardate anche i ragazzini, se chi ha figli o chi ha nipoti e fa i temi con loro, e seguite, vede come il linguaggio si sta del tutto impoverendo e le parole che si usano sono più o meno sempre le stesse. E quando si perdono parole, è come se poi uno bussasse alla porta, entrasse e si riprendesse l'albero. Cioè ogni parola che si perde, c'è uno che viene e ti toglie una cosa, no? E il mondo diventa sempre più povero. E solo che la gran differenza tra quando diventa povero che sei grande, quando diventa povero che sei piccolo, quando è povero che sei piccolo, è che quando sei piccolo c'hai il sogno, c'hai la fantasia, le cose. Quando sei grande invece sei solo rattrappito, hai semplicemente un mondo più povero, no? Cioè qualcosa che non ha radici, che non ha niente. E però nello stesso tempo, appunto, questo è le parole come popolano il mondo. E dall'altro invece c'è questa cosa, appunto, che le parole non c'entrano niente con noi, no? Noi a un certo punto ci dicono che, ci danno quei pezzetti lì e ci dicono queste cose qua che hanno tutti, no? Questa cosa qua che hanno tutti, tu ci devi dire quella cosa personalissima, unica, irriducibile, che sei tu. Che è una cosa, cioè noi siamo stranieri anche nella nostra lingua madre, no? Cioè ci danno questa cosa e ci dicono che è con quei pezzetti, che è come dare il centimetro, il litro o il chilo, no? E con quella unità di misura identica per tutti noi dobbiamo dire delle cose, dobbiamo dire quello che siamo. Ed è lì che nasce il fraintendimento, ed è lì che nasce soprattutto il fatto che per ognuno le parole vogliono dire delle cose diverse, no? Cioè ognuno ha le parole come se fossero dei sacchi, e dentro la parola mamma, per ognuna delle persone che ci sono qua, uno c'ha dentro una fotografia, uno scialle, un pezzo di una macchina, e qualcun altro c'ha degli occhiali rotti e un rossetto spezzato, e qualcun altro non c'ha niente, no? Eppure sopra lo stesso sacco c'è scritto tutti la stessa cosa, cioè le parole sono un po' questa cosa qua. Allora mi viene da dire che la cosa che dobbiamo fare è fare in modo che dentro i sacchi ci siano delle cose nostre. Allora secondo me l'unica modalità perché il linguaggio sia autentico è che dentro i sacchi ci siano delle cose nostre, non ci sia la verità di qualcun altro, non sia un sacco con dentro delle cose di altri. Io credo che se due persone si confrontano portando ciascuno la propria parola, la propria frase, il modo di dire, portare la propria verità, vuol dire che io arrivo qua, svuoto il mio sacco e so portare testimonianza di ciascuna delle cose che ci sono dentro questo sacco. E allora anche se ci sarà il fraintendimento, io coinciderò con queste cose qua. E la parola mamma, la parola verità, la parola menzogna saranno delle cose che sono mie e che io posso giustificare di fronte a un altro, semmai correggermi di fronte a un altro. Il modo invece perché questo appunto non avvenga è che dentro il sacco ci sono delle cose degli altri, cioè quella roba lì che diceva Dostoevskij, che sembrava che non c'entrava niente, vedete invece come c'entrava, e che se tu dici la verità con le parole degli altri sei un pappagallo. Allora avere dentro le parole delle cose che non significano niente, di cui tu non porti testimonianza tua diretta, se la parola non è carne, no? Se il verbo non è carne individuale di ciascuno, quella cosa lì non significa niente. E mi viene da dire che uno, quando scrive una quarta di copertina di un libro, se sente che dentro la tensione poetica c'è il libro e sente dentro di sé che cosa vuol dire tensione poetica, lo scrive perché l'ha sentito. Questo, comunicare una propria verità, conta chi l'ha... voglio dire, per dire un'altra cosa che sembra che non c'entri niente. Quando un bambino vuole una cosa di un altro bambino, il giocattolo, il vedere il film, andare al cinema, eccetera, noi erroneamente pensiamo, o si potrebbe erroneamente pensare, che il bambino vuole quella cosa lì, che sia il pupazzo, il bambolotto o la PlayStation. In realtà al bambino
della cosa che vuole, della cosa che ha il suo amico, non gliene frega niente. Perché la cosa che vuole un bambino, quando vuole una cosa di un altro, vuole gli occhi che ha quel bambino. Vuole gli occhi che ha il suo amico, vuole avere quegli occhi lì. Allora, se quegli occhi lì, quell'espressione lì, quel possedimento, quella possessione, quell'intensità ce le hai perché hai quel gioco lì, allora io mi prendo quel gioco. Ma se la sua amica avesse avuto un'altra cosa, lei avrebbe voluto i suoi occhi e avrebbe voluto l'altro oggetto. Ed è la stessa ragione per cui tante volte ci convincono a comprare un libro o andare a vedere un film, che poi dentro dici, ma perché io stavo qua? No? Però quando te l'ha detto... Quando te l'hanno detto in una maniera così vera e che probabilmente, ovviamente, ti faceva risuonare delle cose tue, ovviamente, però in una maniera così autentica in chi lo diceva, che tu volevi quella cosa lì. E perché è così importante che gli insegnanti leggano? Non tanto soltanto per il fatto che la cultura, eccetera, ma perché quando un insegnante parla a un ragazzo di libri, della lettura, e dentro gli occhi non c'è niente, il ragazzo non ne può fregare di meno di quella roba lì. Se invece un insegnante gli parla di un libro in una maniera, il ragazzo vuole quella cosa. Quando abbiamo fatto al Salone del Libro l'incontro, il primo incontro, pur essendo una sezione giovane, io avevo deciso in maniera un po' anche provocatoria, al posto di dare di proporre ai ragazzi i loro miti giovanili, avevo deciso di aprire con una poetessa che si chiama Patrizia Valduga, che è una poetessa che ha 58 anni, poetessa meravigliosa, una delle più importanti poetesse italiane, che è una persona che è arrivata lì, ha parlato, quasi non alzando nemmeno la faccia, poi si è alzata in piedi e ha recitato a memoria versi di Raboni, di Manzoni, di Pascoli, e c'erano 300 ragazzi totalmente immobilizzati, che poi alla fine hanno comprato pile di libri di poesia di Patrizia Valduga. Questa cosa perché? Perché c'era una verità in chi raccontava, no? E c'era, che è l'unico, che è appunto portare testimonianza delle proprie parole, che ci sia una verità, e quella cosa lì si sente, si capisce, perché per fortuna, tornando al fatto che all'inizio non siamo parole, non siamo soltanto parole, le persone hanno tra di loro, sentono delle cose, ma non è questione di scaramanzia o altro. La scossa che prendiamo quando siamo nervosi, cioè i nostri corpi mandano delle energie, cioè un fatto chimico, non è un fatto divino, superstizioso o altro. Per cui le parole, se uno usa una parola in maniera vera, l'altra persona lo sente, punto. Anche se quella parola lì in qualche caso magari è o sgrammaticata o può sembrare non efficace dal punto di vista dei principi del marketing, perché ci sono delle persone che sono molto semplici, che dicono delle cose, che magari sono dei contadini, e dicono delle cose che inchiodano le persone, perché non siamo più abituati alla parola semplice. Noi non siamo più abituati alla cosa semplice in generale. Qualche tempo fa, poi giuro che smetto, qualche tempo fa ero a Modena da dei miei carissimi amici, e questa mia amica, diciamo la moglie del mio migliore amico, mi ha detto, guarda, ti do delle ciliegie perché... sono buonissime, le ho prese dall'orto di mia mamma, dagli alberi di mia mamma, e sono delle ciliegie bio, no? E io gli ho detto, in che senso sono delle ciliegie bio? E lei mi ha detto, perché le ho prese dall'orto di mia mamma, e gli ho detto, quindi sono delle ciliegie, no? Ciliegie. E lei mi ha detto, beh no, sono bio. E io ho detto, ma perché sono bio? E lei mi ha detto, perché non c'è il trattamento sopra. E io gli ho detto, ma il problema è il trattamento sopra, che bisognerebbe aggiungergli una parola. Ciliegie, sono ciliegie, cioè, no? No? Non è che hanno bisogno di una parola in più per essere definite, no? Cioè, no, non siamo più capaci di usare quella cosa lì. Cioè, la ciliegia bio, ma perché? Cioè, una ciliegia, no, è bio. Se è semplice fa schifo, no? Sembra la panda quella senza il servosterzo, no? Se dici solo ciliegia. E però è esattamente questa cosa. E infatti, guarda caso, poi, in questo momento che... complice anche il periodo di crisi, eccetera, eccetera, si riscoprono
quelle cose lì. Allora uno dice, una ciliegia, che roba, esotico, no? Cioè, la ciliegia bio. E però appunto, se noi alle parole, alle cose, ricominciassimo a farle coincidere, secondo me già lì sarebbe un gran passo avanti. Dopo quello che ci ha detto, io personalmente ho voglia di sentire che tu ci legga qualcosa, però insomma non so se un desiderio sono solo domande, mio. Un po' ho risposto, fai tutto un giro, ma la risposta c'è. Dai. La signora e poi il signore. Sento. La signora chiedeva se il film con George Clooney si è ispirato al mio romanzo. No, peraltro io non l'ho visto, credo di essere uno dei pochi nel mondo a non aver, e forse dovrei, visto che ogni volta me lo chiedono, almeno dico, non posso mentire perché ormai mi è preclusa questa possibilità. No, comunque no. E però adesso invece stanno girando un film in Francia proprio da Cordiali Saluti. E quindi sarà. Ma non c'è George Clooney. Prego. Salve. Salve. A proposito del discorso delle parole che rappresentano la verità, però quello che succede nella realtà, mi riferisco ai due mondi principali che si possono vedere quotidianamente in quel mezzo bruttissimo che è la televisione, ma forse lo vediamo tutti troppo, che sono la pubblicità, il mondo della pubblicità, il mondo del marketing e il mondo della politica, hanno delle regole che sono basate proprio sull'utilizzo di parole strumentali o verità parziali o addirittura non verità, per non dire falsità. L'esempio eclatante è la frase della pubblicità, questo è il più buono o è il più bianco, oppure passando nel mondo della politica, io politici che rispondino a una domanda con un semplice, per tornare alla semplicità che dicevi, sì o no, non ne ho mai sentiti sinceramente. Tutti i politici hanno un modo di rispondere che sono frasi che contengono tutto il contrario di tutto. Volevo capire da te se avevi la stessa impressione o no, oppure... Allora io credo che esista buona pubblicità, cattiva pubblicità. La politica è ancora una cosa, pensate che viaggio che sta proprio la parola politica, no? Qualche tempo fa ho incontrato Luciana Castellina, militante del PC, insomma, ex femminista, eccetera. Ma lo dico in realtà come dire, con una connotazione anagrafica più che ideologica. Cioè, lei diceva, per noi la politica era la possibilità di cambiare il mondo. No? Cioè per noi quando facevamo politica avevamo questa idea, che poi tra quelle persone ci siano quelli che hanno fatto sì che la politica non significasse più niente, però quella parola lì significava la possibilità di cambiare il mondo. Oggi la parola politica è un insulto, no? Sei un politico è una cosa brutta, il politichese, il politicante, no? Cioè, è successo qualcosa, è successo che quella parola lì non significa più niente, che se tu chiedi a un ragazzo che cosa sia la politica, cioè quando sono andato a fare questo reportage che si intitolava Domani niente scuola, avevo fatto un esperimento umano, cioè avevo deciso di andare in gita con tre licei, è stata un'esperienza devastante, bellissima ma anche distruttiva,
E parlavamo di molte cose, tra queste appunto parlavamo anche del, di cosa significasse la politica. Per loro la politica comunque è la politica della televisione, no? Sono quelle persone che stanno sedute da Vespa, che dicono delle cose che ti sembra abbiano ragione tutti, cioè parla uno, dice, e ti viene da pensare che abbia ragione, anche se siccome non la pensa come te, perché tu sai che tu voterai quello lì, ti dà anche fastidio pensare che dice delle cose che sembra che abbia ragione, no? E per cui provi a dire no, cazzate, che è l'unico modo, no? Cioè, il modo più fascista per chiudere qualsiasi argomentazione, dici no, cazzate, che cazzo dici? No? Cioè, davanti, poi quanta gente parla alla televisione, avete visto quanta gente parla con la televisione? Quando, cioè, ormai si commenta talmente tanto la televisione, l'elettrodomestico, che le persone non sono neanche più capaci di andare al cinema, anche al cinema commentano. Cioè, le sale ormai sono piene di gente che parla con lo schermo, che è una cosa che dici, stai zitto, cioè almeno a casa tua parli con la tua televisione, qua è il cinema di tutti, è vero, eh? Com'è? È tragico, eh? Sì. Dovrebbero mettere le cuffiette così ognuno sente solo il cinema e non quello di fianco. E però per loro è questa cosa qua, no? Cioè la politica è quella. E in più poi vedono che poi quegli stessi politici sono collusi, inquisiti, eccetera, eccetera. No? E allora poi riuscire a parlare e a riportare quella parola al suo significato, no? All'essere cittadini, al fatto che si fa politica con l'esempio, no? Cioè che si fa politica nel condominio, nel quartiere, ancora prima che, no? Cioè io una volta sono andato in un paese che era vicino a Torino, che è tuttora vicino a Torino, non l'hanno bombardato, né spostato vicino a Foggia, è sempre lì vicino a Torino e si chiama Pio Sasco. E questo paese mi hanno invitato per presentare, non mi ricordo che libro, e la presentazione coincideva con la fine delle attività di un'associazione. E c'era questo il salone consigliare che era strapieno di gente, ed era strapieno di gente perché appunto era il giorno del congedo dell'addio di questi dell'associazione. Ora, quando io sono uscito da lì e ho varcato il cartello Pio Sasco, fine Pio Sasco, ho pensato che fuori da Pio Sasco, di quell'associazione lì, nessuno sapeva niente, che sui giornali di questa cosa non si parlava, delle attività che facevano non si parlava. Però lì dentro c'era tutto il paese, perché per 15 anni quell'associazione aveva cambiato la faccia del paese, non ha messo la statua di non so quale benefattore fascista, non hanno messo, hanno pedonalizzato, e qualcosa lì era politica. Però nella televisione non passava neanche a Telesubalpina, cioè la televisione di Torino dei preti, cioè, no? Perché secondo me non era d'accordo che tiravano giù che non faceva mettere la statua, ma comunque in generale è una cosa, e allora riportare le cose, e di nuovo appunto, la politica è una cosa, ma non tutte le politiche sono uguali, la pubblicità, è ovvio che la pubblicità è pubblicità, e però io sono convinto che le leggi del marketing, le leggi della politica, le fa chi fa il marketing e chi fa la politica, sono scelte fatte dagli uomini, sono scelte fatte dalle persone. Il marketing dell'Olivetti era diverso dal marketing della Fiat, poi l'Olivetti è fallita, però la politica, cioè è come se uno avesse dovuto dire le leggi l'azienda ha delle sue leggi, e quindi se vuoi far profitto devi far profitto, e allora l'Olivetti non faceva quello che faceva, no? Cioè modello appunto che è stato fallimentare, che è stato sconfitto in qualche modo, no? Quello di Adriano Olivetti, che però era, sì, ma le scelte, le leggi del marketing, della pubblicità, eccetera, eccetera, le fanno le persone, e di conseguenza credo che ci sia un modo etico di comunicare alle persone quello che si sta facendo, semplicemente quello. Cioè, un conto è dire alle persone che le pubblicità si sa che sono pubblicità, dopodiché c'è un modo onesto e un modo disonesto di fare pubblicità delle cose. E credo che questo sia il lavoro che quotidianamente dovrebbe fare chi crede che abbia un senso una quarta di copertina, una pubblicità. No? È chiaro che
la quarta di copertina, editori e autori sono lì complici con un obiettivo che è esterno al libro, diciamo a quello che dovrebbe essere nel libro. Il libro dovrebbe essere scrivere una storia, e invece la quarta di copertina è cercare di vendere sto maledetto libro, no? Però credo che anche in quel modo lì ci sia un modo onesto e un modo disonesto, cioè un modo di cercare di dire in una maniera persuasiva qualcosa che assomiglia al prodotto che tu stai vendendo e non qualcosa che non c'entra assolutamente niente. Cioè far coincidere nell'ottica ovviamente della persuasione, non dimenticare il legame tra le parole e le cose, secondo me è una strada. Poi ovviamente io non sono un esperto di marketing, quindi posso risponderti solo in questo modo, però le leggi, cioè le cosiddette, è come dire quelli che ti dicono è il mercato, è la borsa, no? Cioè che è la ricetta, lo spalancamento delle braccia è la ricetta di ogni licenziamento, di ogni cassa integrazione, è il mercato, come se ci fosse il grande capo, no? È il grande capo che ha scritto il manuale di marketing e noi dobbiamo applicarlo. Non tutti usano lo stesso modo di far marketing e appunto ci sono le scelte e le responsabilità delle persone. Basta? No, ma io posso, io come ha visto potrei parlare per 6 ore di fila, no? Non mi spengo mai. No, stamattina è stato evocato Adriano Olivetti e la storia straordinaria di Ivrea. Naturalmente l'Olivetti non c'è più, ma è stata una morte eccellente, ma quanti altri casi del genere lastricata la storia dell'informatica? È morta Boulle dell'impero francese, è morta Honeywell, è mezza morta IBM e un'infinità di altri. Però l'Olivetti di allora morta ha lasciato un ricordo, una storia che sono state e continuano a essere lezione per tanti, lezione per noi. Lo ricordava Enrico Parsi stamattina, riferendo di un suo incubo notturno, la cosa ci interessa meno questa, bella invece la citazione, e dobbiamo tutti confessare che se siamo qui adesso è perché noi abbiamo studiato insieme a molti altri la storia di Adriano Olivetti e della Olivetti e la storia di Ivrea. Non a caso il suo movimento, la sua rivista si chiamava Comunità, che non è esattamente cooperazione, ma non è lontano. Dobbiamo tutti domandarci qual è l'azienda, se Coop è un'azienda, in realtà non è un'azienda ma è un arcipelago, ma comunque è qualcosa che rassomiglia a un'azienda sola, anche se sono tante, varie, eccetera, eccetera. Beh, questa storia di Coop negli ultimi 30 anni è una storia esemplare. Ma qual è l'azienda oggi d'Italia che si permette, non so se il lusso o il piacere o il dovere di fare operazioni di questo genere, non mi riferisco tanto e solo a questo incontro, mi riferisco al lavoro che si fa qui, un lavoro che non è solo un lavoro di ripetizione e di addestramento di mansioni atti anche di alto livello, ma è un lavoro che cerca strade e finestre che si aprono appunto su mestieri diversi, su modi di capire il mondo, appunto andando a cercare, a chiederlo a persone che fanno altri mestieri. Quindi questa è e deve e può continuare a essere una storia esemplare. Una storia esemplare che può essere anche, e lo è stata almeno negli ultimi 30 anni, una storia anche vincente, cioè non è stata solo una storia e basta, non è rimasto solo il racconto di questa realtà c'è ancora e promette, potrebbe anche durare molti decenni, eccetera. Dovrebbe essere molto conosciuta. Vorrei chiudere con una questione che non c'entra, ma siccome io sono l'esperto del non c'entra.
la storia è il Novecento è finito. Io mi sono fatto questa idea, non so se lo sia finito. Nell'ultimo film di Angelopoulos, i due protagonisti escono dalla porta di Brandeburgo tenendosi per mano, è un vecchio di 80enne e una bambina. Il Novecento è finito. Il Novecento è una storia di... parlo della storia letteraria del Novecento, non della storia, diciamo, evenemenziale del Novecento. È una storia di memorialistica, così come l'Ottocento è il romanzo, se mi è permessa una concisione forse eccessiva. La storia letteraria del Novecento è la memorialistica. Il più grande libro del Novecento è Se questo è un uomo, oppure La tregua, oppure Le lettere dei condannati a morte e alla resistenza, oppure Il sergente nella neve, che ti sarà senz'altro servito per i tuoi, eccetera, eccetera. Questi sono i grandi capolavori del Novecento, sono quelli che mi vengono in mente adesso, ma Il diario di Anna Frank potrebbe essere un altro, o Un anno su altopiano, un quarto, o... Beh, io credo che questo Novecento letterario non è finito. Credo che oggi fare letteratura o fare lavoro di cultura deve essere, non può che essere, un lavoro di testimonianza, di documentazione, se vogliamo di reportage. Poi sappiamo che tra reportage, fiction e finzione ci possono essere versioni ibride. Ecco, io credo che sotto questo aspetto il Novecento non sia finito. Richiede una virtù essenziale che credo possa interessare anche chi fa il mestiere, appunto, di questa istituzione, la scuola. Richiede un fattore essenziale, che è la memoria. Senza memoria non c'è futuro, e credo che questa questione della memoria sia, per chi fa questo mestiere, la memoria delle parole, la memoria, e riconnettersi a questo che è stato il grande filone del Novecento, che è quello della memoria, della documentazione, del racconto, della testimonianza. Grazie. Non c'entrava. Purtroppo il tempo che abbiamo non è abbastanza resistente per rispondere a questo. Sulla memoria ci sarebbe ovviamente moltissimo da dire, sulle esperienze, sul fatto che le esperienze, per quanto piccole, siano importanti, cioè il fatto che la resistenza ci sia stata, che Olivetti ci sia stato, che le minoranze ci siano, è ovviamente fondamentale per il fatto stesso che esistono, no? E in un'epoca in cui bisogna far finta di essere morti, qualcuno che sia morto per qualcosa insieme ad altri è già, come dire, un riferimento importante. Quanto alla memoria, al Novecento è buffo, perché noi viviamo in un'epoca di presentismo assoluto, no? Cioè, se ci fate caso, questi anni qua, gli piace a tutti chiamarli gli anni zero, no? Forse uno che chiama gli anni 2000, si chiama gli anni zero, come se prima non fosse mai esistito nulla, no? Gli anni zero, siamo a zero e non c'è nemmeno l'uno, cioè sembra che siamo a zero e zero restiamo. Allora, in quest'epoca di presentismo assoluto, chi usa il computer, qua direi che lo usate tutto, quando uno scrive un file di Word, un documento di Word, e poi chiudi, ti dice: vuoi salvare le modifiche? E noi tendenzialmente diciamo sì, no? E quando salvi le modifiche, in realtà non salvi niente, cioè tutto quello che c'era prima di questo momento non c'è più. Esiste e vale soltanto il salvataggio dell'ultima modifica, no? Cioè, una volta c'era la variantistica, in letteratura si studiavano tutte le versioni precedenti dei romanzi, adesso non ci sono le versioni precedenti, si salva progressivamente, sì, uno può rilavorare, fare una seconda versione molto diversa, ma altrimenti non esiste soltanto quello che vedi, quello che non vedi non c'è più, no? E però siamo contemporaneamente in un'epoca in cui si anniversarizza la memoria, no?
E siamo in un'epoca di conseguenza in cui in maniera un po' perversa si chiede, invece di non dimenticare, si chiede di dimenticare appunto in una maniera paradossale, cioè si chiede di dimenticare chiedendoci di ricordare tutto, no? È come se noi avessimo, avessimo delle palline, tenessimo delle palline in braccio e qualcuno ce ne lanciasse una continuamente e ci cascassero tutte le cose, no? Ci chiedono di ricordare tutto. Infatti gli anniversari si moltiplicano all'infinito, cioè c'è una quantità di anniversari per qualsiasi cosa, come se uno lo propone lo accettano subito, perché l'anniversario poi si porta dietro ovviamente tutto il merchandising, tutta una serie di cose, no? I 150 anni dell'Unità d'Italia non finiscono più, cioè dureranno 150 anni e poi faranno il 300esimo, cioè faranno i festeggiamenti per altri 150 anni e poi faranno il 300esimo dell'Unità d'Italia. Allora, in questa anniversarizzazione però c'è questo chiedere di ricordare, ma in realtà si dimentica tutto, perché c'è questo meccanismo paradossale. Io sono andato, qualche anno fa, sono andato a fare un... Durante la giornata della memoria, il 27 di gennaio, ho fatto un viaggio con uno dei treni della memoria con delle scolaresche di Carpi. Era la Fondazione Fossoli che organizzava appunto il campo di smistamento di Fossoli, da cui è stato smistato anche Primo Levi. E c'erano dei ragazzi che, a proposito della memoria, facevano delle cose... questi ragazzi delle scuole superiori si facevano delle interviste reciprocamente, c'era uno con la videocamerina che intervistava gli altri. Allora era andato, io sono passato di fianco e c'era uno che chiedeva a un altro: ma che cos'è Auschwitz? No, prima di partire. E quest'altro aveva detto: ma Auschwitz è una cosa terribile, una cosa di un'angoscia, una cosa di cui non si può pensare niente di più angosciante, no? E poi ha detto, vabbè, poi è passato a fare altre domande. E io sono andato da quel ragazzo che aveva risposto e ho detto, ma scusa, ma ci sei già stato? E lui ha detto, no, però ci hanno detto a scuola che è così. E io ho detto, vabbè. Poi siamo arrivati ad Auschwitz e ci sono due campi ad Auschwitz. Uno è quello che chiamano Auschwitz 1, che era una caserma. E poi c'è Birkenau, che chiamano Auschwitz 2, che era il campo di sterminio vero e proprio, e che è un prato, non c'è niente, è solo prato, è filo spinato, e c'è qualche camino rimasto su, ci sono i forni distrutti, ma è prato, no? E quando siamo arrivati davanti a questo prato con i ragazzi, c'era una sensazione stranissima, perché li vedevi che non sapevano cosa metterci lì sopra, no? E allora ci provavano a metterci le cose che avevano letto. C'era uno che aveva sequestrato un uomo e sembrava lo usasse per metterci le cose che ci stavano scritte dentro, no? Perché non aveva altra possibilità. Vedevano sto prato e non c'era nient'altro. E proprio quel ragazzo lì dell'intervista, io giravo con alcuni gruppi, e quel ragazzo dell'intervista mi guardava in una maniera strana, cioè, e io gli ho chiesto, ma cosa succede? Cioè, era molto interdetto. E lui era lì che insieme ai suoi compagni, che non sapevano bene cosa dirmi, e poi una sua compagna ha detto, ma diglielo, no? E lui mi ha detto, ci sentiamo in colpa. E io ho detto, perché vi sentite in colpa? E lui ha detto, ci sentiamo in colpa perché non proviamo niente, no? E questa è una cosa... che da un lato gli ho detto, non è che le cose si provano nel momento, ci sono delle cose che arrivano poi, che ci arrivano dopo 2 giorni, 3 giorni, 2 anni, 10 anni, e ti svegli così che ce l'hai. E ho detto, ma poi la storia non è una cosa di emozione, cioè non necessario, perché ci insegna che tutto deve emozionarci, no? Cioè, però se la storia ti emoziona, poi non ci fai veramente niente, se ti emoziona e basta, se non sai come mai si è arrivati fin lì, perché quando risuccede aspetti il momento che hai provato l'emozione per capire che sta succedendo, no? Allora, il problema lì era, della memoria, era come si fanno a ricordare i ricordi degli altri, no? Cioè, come si fa a tenere viva quella memoria? Lì è una generazione che è venuta dopo. E poi c'era una ragazza che mi aveva detto, a proposito proprio della memoria, del ricordare, mi aveva detto, tu ci hai chiesto che cos'è per noi la giornata della memoria,
e mi ha detto, la giornata della memoria secondo me è un po' come il promemoria del cellulare, che tu lo metti così poi non ci puoi pensare, ci puoi non pensare più, no? Che era una cosa di un'ingenuità, ma di una potenza totale, no? Cioè lo metti e poi quando lo metti, infatti noi non ci ricordiamo mica, quando mettiamo il promemoria sul cellulare dimentichiamo immediatamente, perché deleghiamo a quell'altra cosa che ci dia appunto, e il promemoria del cellulare della giornata della memoria comincia un mese prima con le vetrine delle librerie, no? Cioè comincia e allora comincia, già è la giornata della memoria, no? E fai che ovviamente ha delle altre ragioni molto interessanti, sacrosante, eccetera, però è legata a questa, in realtà, strano meccanismo che abbiamo di ricordare. Invece noi arriviamo da qualche parte, e se noi pensiamo che ci sono, se noi non pensiamo di arrivare da qualche parte, non andiamo da nessuna parte, no? Sono come quelle case americane poggiate sul prato che non vanno da nessuna parte. Oppure io ho appena cambiato casa, per dire una cosa che non c'entra assolutamente niente, sono andato in un quartiere che è pieno di strade in cui ci sono i binari del tram, di strade in cui c'era il tram una volta, però ci sono i binari del tram che improvvisamente finiscono. Dico, dove va? Da dove arrivano? No? Allora, secondo me, noi arriviamo da qualche... La memoria è semplicemente il fatto che arriviamo da qualche parte, che è di nuovo una di quelle cose elementari che forse dobbiamo dirci, che non fa, che come dire, non riguarda un atteggiamento viceversa consolatorio, che è quello della nostalgia, che invece non c'entra assolutamente niente, che è consolatorio, rassicurante, riguarda soltanto il fatto di aver paura, e invece riguarda che soltanto se arrivi, se hai una verità dentro che arriva da qualche parte, sai andare avanti. Però, però la memoria in questo momento è una di quelle parole che, se apri il sacco, non c'è rimasto niente. Sì, oggi Salvatore Parolisi si è dedicato molto a sua figlia. Perché... Oddio, chi è che parla? Sembra la radio. Come? No, ma chi è che parlava? Ah, ecco! Ah. Ci siamo spaventati. Detto che non vedevo... Vedi, glielo stavo chiedendo, no, di nuovo sotto. No, io infatti ho detto dipende da loro, perché io per me vado avanti anche fino a mezzanotte, però non voglio sfinire, cosa che ho già fatto, quindi voi dite troppo tardi, devi pensarci un'ora e mezza fa. Allora, quale leggo? Perché questa è un po' lunga. Questa pure. Arrivo, voi rilassatevi. Ecco, questa aveva a che fare, credo, sì. Questa era nata proprio anche in un periodo in cui, poi io mi ero licenziato, no? Avevo un contratto di collaborazione da questa azienda che mi aveva chiesto di scrivere le lettere di licenziamento, e che la cosa peggiore che era successo era stata quella di darmi il cellulare aziendale, perché quel cellulare aziendale mi dicevano però devi tenere acceso, cioè, e quindi c'era questo mio capo che mi chiamava continuamente a tutte le ore del giorno, della notte, la domenica. Come? A chi lo dico? Sì. Problema comune. E quindi era un esorcismo questa lettera. Gentile Ines Citterio, è con grande gioia che mi accingo a scriverle queste poche righe di ringraziamento. L'onore che lei mi ha concesso di prendere parte alla celebrazione del suo matrimonio difficilmente potrà essere cancellato via dal tempo. Vorrei quindi che ricevesse questa mia lettera con lo stesso piacere, la stessa gratitudine, lo stesso stupore con cui io ho aperto il suo invito
L'amore di Ines e Mario ha bisogno anche di te. E accanto la vostra foto, abbracciati di fronte a un tramonto luminoso e struggente. Con i polpastrelli sudati per l'emozione, ho infilato la busta tra le pagine della mia agenda e, mi perdoni l'ingenuità dell'espediente, ho fatto un nodo al fazzoletto. Dimenticarsi di una data così importante sarebbe stato un peccato imperdonabile. Questi ringraziamenti le arrivano tardivi, ma sono certo che, conoscendo da vicino la frenesia della mia attività, vorrà perdonarmi. Colgo l'occasione anche per ringraziarla per la gentilezza che i suoi genitori hanno usato nei miei confronti all'indomani delle nozze. Che emozione trovare di fronte alla porta del mio ufficio una bomboniera così originale e al tempo stesso così piena di significato. Eppure, come certo potrai immaginare, la composizione di uova fresche, di pomodori rigogliosi, di albicocche, pesche e lattughe disposte con gusto dentro un'elegante cesta di vimini mi hanno preso in contropiede. Quanta natura, cara Citterio! Persino i miei colleghi in transito non hanno mancato di sottolineare con parole di elogio la peculiarità del dono. Porti dunque i miei ringraziamenti anche a sua mamma, con la quale peraltro ho avuto già modo di conversare durante i festeggiamenti. Dopo aver declinato il suo caldo invito a partecipare alle danze di liscio nel parco, mi ha fatto fare la conoscenza di tutti i vostri simpatici conigli, dei maiali, delle galline che razzolano piene di allegria nel vostro cortile. Vorrei infine ringraziarla per la lezione di vita che mi ha dato. Vede, cara Citterio, io sono sposato ormai da molti anni. La mia, come saprà, è un'unione perfetta che anno dopo anno ha saputo consolidarsi e arredarsi di piccole grandi cose, di piccole grandi verità. Ma su un fronte, cara Ines, lei ha saputo stupirmi. La sua capacità di mettere questo amore che prova per Mario al di sopra di tutto. Come si dice in questi casi, amor vincit omnia. Ne ho avuto gioiosamente la conferma ieri sera, quando, passata da poco la mezzanotte, ho provato a chiamarla per confrontarmi con lei su alcune questioni inerenti alla ristrutturazione imminente della nostra azienda. Il suo telefono suonava libero, ma ciò nonostante lei non rispondeva. Ho continuato a richiamarla per oltre 20 minuti e per oltre 20 minuti lei ha resistito all'istinto di alzare la cornetta e accorrere come sempre agli allarmi. Questo le fa molto onore, cara Ines. Bravissima Citterio. Bravissimo anche Mario, che ho immaginato lì con lei a rafforzarla nel suo proposito. Ecco quello che io non sono mai riuscito a fare, il fronte sul quale sono sempre caduto in tentazione. 2 giorni prima, analogamente, avevo provato a chiamarla pochi minuti dopo le 3 del mattino, ma il telefono era spento, così come era spento lungo tutta la giornata di domenica. Che lezione di vita, mi sono detto, ascoltando il messaggio vocale della compagnia telefonica. Che grinta! Se penso che soltanto un mese fa lei rispondeva prontamente alle mie chiamate notturne, che si dava disponibile per qualsiasi emergenza e che trovarla alla scrivania la domenica era diventata una consuetudine, mi chiedo ammirato come abbia fatto. Di fronte a tanta integrità, cara la mia Citterio, mi levo il cappello. Solo adesso capisco fino in fondo la portata della sua impresa. Se lei è riuscita da là dove io ho fallito, ciò è avvenuto proprio in virtù di quel ricco cesto adagiato di fronte al mio ufficio, pronto a diventare riserva per l'inverno. E se tutto ciò è avvenuto, mia cara Ines, è stato anche grazie alla passione con la quale sua mamma è riuscita a trasmetterle un sistema di valori fatto di conigli, galline, mariti, maiali e danze che sono tessere di uno stesso mosaico. Brava Ines, proprio adesso che per la quarta volta nella notte faccio squillare il suo telefono e che per la quarta volta lei riesce a vincere la tentazione di rispondermi, proprio adesso capisco che la sua è un'impresa nella quale pochi altri potrebbero riuscire. Non ceda alla debolezza allora, si dedichi totalmente a questa missione, soprattutto non perda tempo con le sciocchezze del lavoro, la famiglia prima di tutto, Citterio, per cui abbandoni la sua scrivania, lo faccia in fretta e senza scrupoli entro e non oltre le 15 di venerdì 30 corrente mese. Nell'attesa di ricevere altre uova fresche, cara Ines, le chiedo di deporre all'ingresso le chiavi dell'ufficio. Cordiali saluti. Grazie.